Davide Delmati. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Non è stata probabilmente una settimana felicissima, soprattutto dopo la trasferta di Brescia, però dai, abbiamo visto in allenamento che Viola si è ripreso anche ad allenarsi, insomma, come ti sono sembrate le ragazze dopo i due stop? No, invece credo che è andata una settimana in crescendo per noi, perché abbiamo recuperato un pochino la condizione di qualche ragazza, stiamo quindi riuscendo a essere un pochino in allenamento più completi nella formazione, quindi ci riusciamo ad allenare un pochino di più con un pochino più di qualità. Abbiamo bisogno di questo, e in questo campionato ci sono tanti infrasettimanali, nelle settimane quelle intere è importante poterlo fare, quindi più riusciamo a tornare velocemente tutte insieme, più questo ci permette, al di là di avere una formazione con più possibilità alla partita, anche di allenarci con più qualità. Settimana prossima c'è un altro infrasettimanale, quindi questa settimana diventa per noi importante anche da un punto di vista di condizione fisica, per poter lavorare bene coi pesi, per poter, diciamo, essere in condizione per le gare dove si può, per le settimane in cui si può lavorare meno, ecco. Stop di Brescia per 3-7-0, insomma, la trasferta, adesso una grande avversaria, il primo derby della stagione contro Chieri, anche loro, brutta prestazione, hanno perso in settimana. Sì, Chieri ha perso con Marignano, che è una formazione che sta giocando un'ottima pallavolo e sta in salute, sta molto bene. Come ho detto all'inizio, credo che Chieri sia una delle formazioni più accreditate al passaggio di categoria, anche per la completezza del suo organico. Finalmente torniamo in casa dopo la partita di Trento, è passato tanto tempo, è una partita dove il pubblico ci ha aiutato tantissimo e ci è stato vicino anche in momenti di difficoltà, quando si è infortunata anche Viola, dopo che già Sofia non era disponibile. Quindi spero e chiedo al pubblico di esserci vicino in questa gara in casa molto difficile, perché ragazze hanno avuto molto dal pubblico in quella partita e penso che l'hanno ripagato con una prestazione di carattere e di cuore anche in un momento di grande difficoltà. Quindi siamo contenti di giocare in casa, anche perché nelle prime 7-8 partite giochiamo in casa veramente poche volte, il calendario era così e viaggiamo tanto, quindi insomma per noi le gare in casa in questo momento sono veramente un momento di felicità anche, insomma, perché finalmente siamo davanti al nostro pubblico. Il caso di dire di tenere duro, soprattutto per le numerose trasferte che ci aspettano, ma questo vorrà anche dire che nel girone di ritorno saremo più volte davanti al pubblico di casa. Sì, alla fine questo campionato è così lungo, l'abbiamo detto tante volte, quindi anche gli infortuni, anche il fatto di giocare a volte più fuori casa che in casa, cioè tutti i conti vanno fatti poi alla fine, perché è così, le gare infrasettimanali al ritorno saranno al contrario, i viaggi saranno al contrario, gli infortuni e i problemi speriamo che finiscano e che la squadra sia un pochino più fortunata in questo, da questo punto di vista, e quindi penso che fanno parte del gioco, fanno parte di tutti. In questo momento di difficoltà bisogna rimanere sereni, bisogna lavorare e bisogna parlare poco, perché questa è secondo me la ricetta dei momenti difficili. Grazie mille. Grazie a voi. Ilaria De Michelis, grazie di essere venuta ai nostri microfoni. Grazie a voi. Una domanda subito, allora, le ultime due uscite non sono state fortunatissime in campionato, abbiamo già sentito il coach sul commento tecnico delle partite, a te chiedo una cosa diversa, dal punto di vista di squadra, tra di voi ragazze, vi siete dette qualcosa, insomma, come avete deciso e come state reagendo in questo momento? Ma sicuramente che siamo in un momento di difficoltà, penso che sia un po' palese a tutti. Quello che siamo dette è sicuramente che nel momento di massima difficoltà, forse è indispensabile, piuttosto che disunirsi, cercare ognuna di aiutare maggiormente l'altra. È chiaro che non è un momento facile, ma solo facendo così alla fine potremmo uscire dai momenti di difficoltà. Se tu e Federica, comunque capitano, vice capitano della squadra, insomma, in questi momenti più che altri vieni fuori la grinta, insomma, l'esperienza che avete alle spalle. Sì, sicuramente. Abbiamo avuto anche due partite comunque con due avversarie assolutamente sulla carta molto forti, quindi questo magari non ci ha neanche aiutato rispetto a squadre un po' meno blasonate. Però sicuramente penso che da sabato ci sia un po' più grinta, ma da parte di tutti, da chi è dentro, da chi è fuori, da chi entra, da chi parte dall'inizio, perché c'è bisogno di tutti in questo momento, proprio perché la panchina in questo momento è corta e c'è bisogno di tutti, dall'inizio alla fine. Sabato sera arriva un altro avversario di tutto rispetto, ma questa volta avete il pubblico dalla vostra parte, si gioca in casa. Sì, esatto, forse è l'arma che in queste due partite ci è mancata magari, perché contro Trento, nonostante anche lì non eravamo messe benissimo, questa cosa ci ha aiutato. Speriamo, e a questo punto faccio un appello a tutti di venire a sostenerci, perché ne abbiamo ancora più bisogno adesso. Grazie mille. Grazie a voi.